mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1, là in basso. È caro il mio simpatico Lauro, sempre su Radio 1. Ti chiedo scusa, mi ha attraverso la saliva, può capitare. Capisco, insomma, la saliva non scendeva. Certo, stamattina c'è stata la conferenza stampa. Sì, lo so, di Giorgia Meloni, io l'ho seguita proprio con i popcorn a casa. E sulla la legge di bilancio, e Meloni ha detto... Avrebbe dovuto essere qui con noi stamattina anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, altro vice premier. No, sì, questo l'aveva dopo. Prima aveva detto che c'era la conferenza stampa. La conferenza stampa? In chi c'era in questa conferenza stampa? In questa conferenza stampa avrebbe dovuto esserci forse anche Tajani, invece non c'era Tajani. Che è però impegnato con il ministro Crosetto in una missione nei Balcani occidentali. Che bella coppietta, Tajani e Crosetto nei Balcani occidentali. La musica balcanica è bella tutto quanto, però alla fine non diciamo... Ma poi non ascoltata con Crosetto e Tajani. Chissà come saranno ballando. Chi lo sa. Ma che manovra è stata Giorgia Meloni? Io la considero una manovra coraggiosa. Certo, ci vuole un bel coraggio in effetti. Senza coraggio non si apre nessuna porta nella vita. Sì, ma ci vuole non tornano i conti. Sì, ma ci vuole un bel coraggio fare una manovra così. Strano che non mi abbiano interpellato comunque per farli quadrare questi famosi conti. Quindi manovra coraggiosa. Brava. La considero una manovra coerente. Ma no, aveva detto che era coraggiosa. Perché non può essere sia coraggiosa che coerente. Sì, ho capito, sarà una manovra o coraggiosa. Scusa, sto frequentando Maiorino, non te ne avevo parlato. No, una manovra coerente o coraggiosa. E la considero una manovra coraggiosa. Coraggiosa, avevo capito. Coerente. E tutte e due le cose, arrenditi. Ma alla base di questa manovra che cosa c'è? Alla base della norma. Sì. Che come voi sapete Cuba complessivamente 35 miliardi di euro. Cuba, olè. Cuba, olè, bella Cuba. Beh sì, ci viverei anche, che Cuba libere tra l'altro. Nelle case diffuse. Lo so, sì, anche la Ragosta a manetta e quindi Cuba. Ovviamente due scelte fondamentali riguardano i crediti d'imposta per le aziende. Ovviamente i crediti d'imposta per le aziende. Ovviamente uno, il conto adesso. Certo, e questa misura... Questa misura Cuba circa 9 miliardi di euro. Olè! Cuba, sarà contento Fidel Castro che Cuba... Cuba sempre, certo. Cuba libera sì, anche. Sì, sì. E poi... Le bollette per le famiglie, anche questa misura Cuba circa 9 miliardi di euro. Cuba. Ma perché usa questo verbo? Perché è cubana, la Meloni è cubana, ha sangue cubano. Ma non è cubana, è la garbatella. Ma non è vero, ha sangue cubano nelle vene. Chi non ha sangue cubano? Tu forse, io sicuramente no. E poi che provvedimenti ci sono? I provvedimenti per la famiglia e per la natalità in questa legge di bilancio... Cubano? Cubano quasi un miliardo e mezzo di euro. Io leggo nella mente di Giorgia. Come i piccioni, no? Cubano. No, quello è tubano. Ah, vabbè, però bisogna tubare per arrivare alla natalità, ad incrementarla. Sì, ma i piccioni a Milano tubano, ma i piccioni cubani a Cuba cosa fanno? Cubano, è ovvio. Ovviamente. Sì. Poi altre misure? Per i lavoratori dipendenti, una tassa piatta che arriva al 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro. Ah, è importante. Questa è una misura, questa misura... Ah, non la chiama più flat. No, piatta. Si dice piatta. E dico, ma questa misura... Questa misura fa ovviamente il palio. Di Siena? Il palio? No. Con aceto? No, che fa questa misura? Col palio di aceto. Ah, certo. Ma è la lombrigida? No, come si chiama? La lumaca va lenta al palio. La tortuga fa il palio. Questa misura fa il palio. Con l'estensione, il fringe benefit. Ah, beh, certo, ovviamente. Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi. E perché fanno cos'è il palio? Il fringe benefit. Ma come se non sai che cos'è il fringe benefit? Scusa, non puoi fare il palio. Poi. E l'altro grande priorità è la giustizia sociale. Ah, attenzione, l'altro, hai sentito simpatica Geppi? L'altro priorità. No, l'altro grande priorità. Perché cosa è successo? La priorità ha chiesto di farsi chiamare il priorità. E quindi non la accontentiamo. Quindi giustamente dice l'altro grande priorità. A partire ovviamente dai leader dei partiti. Beh, ovviamente. Un altro ovviamente, siamo a tre. Ovviamente i leader dei partiti li ringrazia. Poi ringrazio ovviamente il ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti. Beh, ovviamente Giorgetti, che fai? Non sembro Totti? Ma sì, no, non che fai il 4. Sì, no, cosa fai? Non ringrazi Giorgetti. Poi ovviamente ci aiuteranno, aiuteranno. Sì. A raccontare questa manovra di bilancio. Beh, ovviamente l'aiuteranno. Giorgetti l'aiuterà. Certo. E poi da cosa si parte? Si parte dalle cose utili. Sì.
ovviamente da quelle irrinunciabili. Beh, ovviamente, quelle irrinunciabili, come fai a rinunciare? Ovviamente, quelle sono irrinunciabili. Ovviamente significa soprattutto mettere in sicurezza il tessuto produttivo. Quindi ovviamente mettere in sicurezza il tessuto produttivo. Che fai, non lo metti in sicurezza? No, ci terrei. Poi? Ovviamente, come avevamo promesso. Beh, ovviamente, se l'avevano promesso, è chiaro che fai? Se lo prometti, poi ovviamente lo mantieni, no? Ovviamente gli impegni che avevamo assunto nei nostri programmi. Cioè, ovviamente, gli impegni assunti nei programmi, certo. E poi? Ovviamente una misura utile a regolarizzare il lavoro stagionale. Beh, ovviamente il lavoro stagionale va regolarizzato. Che fai? Non lo regolarizzi? Ovviamente che si deve accompagnare a controlli molto rigidi. Ovviamente i controlli rigidi. Perché, certo, se stai senza ovviamente senza fare controlli rigidi. Ma anche se comunque ovviamente non potendo distinguere il reddito di chi acquistava quei beni. Certo. Cioè, la frase come finisce? Sì, ovviamente. Ovviamente, certo. E quindi avremmo ovviamente avuto bisogno di più tempo. Certo, ovviamente più tempo ci sarebbe voluto, certo. Ovviamente, non avendo ancora messo in campo tutti gli strumenti. Ovviamente, non tutti gli strumenti li metti. Non tutti, Non tutti e subito gli strumenti, no? E ovviamente si stracceranno le vesti, vedo forse politiche chiamano la piazza. Le opposizioni, no? Dico, ovviamente si stracceranno le... Ovviamente siamo a quota 14. Le vesti. Vabbè, e adesso cosa facciamo? Do la parola a Matteo. Matteo. Non so se lo sa lei, ovviamente. Matteo, come Candy Candy? Sì, questo è Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che dà la parola a Matteo. Con reddito di cittadinanza, è una devianza, ne abbastanza, con la manovra ne prende la distanza, ancora lo prenderanno con costanza, anziani, disabili e donne in gravidanza, ma per chi può lavorare, dall'anno prossimo è finita la vacanza, il reddito di cittadinanza non si potrà più prendere a oltranza, solo per 8 mesi e decade alla prima offerta di lavoro rifiutanza, è finita la pacchianza e c'è Conte che si lamentanza, anche Di Maio con riluttanza rinuncerà al reddito di cittadinanza. Salvini, che lo ha introdotto, è favorevole ad abolire il reddito di cittadinanza perché non serve più. Il commercialista ha assicurato a Di Maio che ha abolito la povertà. Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 1 e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. Pare sia martedì 22 novembre, perlomeno su Radio 1, da 31 giorni. 22, 11, 22. Siamo a un numero palindromo. 11 è la metà di... 22. Esatto, e 22 è il doppio di 11. Vorrà dire questa... qualcosa? No, coincidenze? Questo è un tema noiosissimo. Ma infatti, questo dei conti, ovviamente comunque. Ovviamente. Pensa che da 31 giorni è nato ovviamente il governo di Giorgia Meloni. Ovviamente. Certo. E ovviamente mancano 89 giorni alle primarie del PD che sono state anticipate come da... Forse, ma non è mica detto. Certo. Forse il 19, forse il 12 di febbraio, ma comunque tenetevi Ovviamente, chi c'è oggi? Io adesso volevo un capogruppo. Eccomi qua! No, ma un capogruppo non è con gli amici, Infatti, un capogruppo magari al Senato, una persona che magari in politica da un po' di anni, un po' di esperienza, ma sarà anche felice perché comunque c'è anche un bel ruolo, lui sarà contento. Ma vediamo chi c'è. È bravo e se lui può ti dà sempre una mano, prima era in Forza Italia insieme a Caiman, è pieno di risorse, è forte come un vulcano, Malan, 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 Lucio Malan, Malan. Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, signor Malan, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno ovviamente anche a Geppi. Ovviamente. Grazie. Ovviamente Lucio, grazie, la ringrazio. Ma scusi, signor Malan, vi eravate accorti voi che Giorgia Meloni, il la presidente, dice sempre ovviamente? No, non credo. Credo che sia oggi. No, sempre. Guardi, no, sempre. Ah, voi siete dei contatori di ovviamente. Ovviamente non hanno altro da fare. No, ne contiamo. Adesso io non vorrei disturbare il manovratore. Sì. Ma dovesse incontrarla. Glielo dica. Perché sa che poi lei è così precisina. Ma credo che la cosa le arriva. Dice. Perché, non credo perché. La trasmissione è molto impegnata. La vostra trasmissione è seguita. Ovviamente. Però. Non credo che la stia seguendo in diretta. Adesso no. Non mettiamo limiti. No, è un mese che lo dice sempre. Tutte le conferenze stampa, sì. Beh,
segno di coerenza, senso, campagna elettorale, abbiamo detto una cosa, facciamo le stesse cose dopo e questo è lei ovvio, signor Malan, ha dei tic verbali? Non che mi accorga, però di solito quando uno li ha non se ne accorge. Certo, però magari ha qualcuno che è vicino che gli vuole bene e glielo fa notare. Ovviamente. Magari sua moglie. Ovviamente, appunto, sì. Senta, signor Malan, come sa, noi siamo tutti di Fratelli d'Italia da sempre. E ha visto, le piace? Certo, sì, sì. Piace la mia cravatta? Lo sapevo, è una cosa antica. Piace questa. La mia cravatta? Bellissima. Patriottica. Beh, patriottica. Molto bella, sobria. Sobria. Lei c'ha solo la spilletta, vedo. Io la spilletta, abbastanza grossa però. Sì, però, cioè, insomma, guardi, noi abbiamo qui una cravatta, se vuole... Tricolore. Addirittura con l'elastico, sì, così con l'elastico. Aspetti, lo metto sopra l'altra. No, prima si tolgo questa. La cuffia. Tolgo la cuffia. Cuffia, toglie la cravatta. Signor Malan si sta levando la cravatta, sì, sua blu, adesso, molto elegante, esatto, per mettere quella tricolore. Ah, ecco, aspetti, che adesso gliela tiro su, rimette le cuffie, così la sentono anche in radio. Adesso un attimo. Si sta disatropelliando, era un po' attropelliato, adesso non è più. Tra l'altro, perché lei comunque è capogruppo eletto proprio per... capogruppo sì, per acclamazione. Sì. Devo dire che è l'uso prevalente nella elezione, sì, dei capigruppo, sì, sì, sì. Decide solo la Meloni e non solo tutti... in Fratelli d'Italia, ma devo dire anche negli altri, cioè, anche negli altri partiti, ma è ovvio che i componenti del gruppo, cioè, devono essere, cioè, d'accordo. Cioè, hanno deciso di acclamare o la Meloni ha deciso che acclamassero? No, c'è stata una, è stato proposto il mio nome, cioè, e spieghiamo, è stato acclamato, non l'avrebbero fatta capogruppo. Ma perché devi dire così? No, è che... Ah, no, doveva fare un'altra cosa, no, certo. No, non doveva fare niente. È che Luca Ciriani, che era capogruppo al Senato prima, è diventato ministro per i rapporti con il Parlamento, esatto, si è liberato il posto. Luca Ciriani è il primo capogruppo di questa legislatura. Esatto. E il suo vice vicario era Isabella Rauti, certo, che è diventata ottimo sottosegretario alla difesa. E quindi... Io ero vicepresidente... normale. Non vicario. Restavo io, esatto, era... Naturale la mia proposta, cioè, ma lei però, adesso... però naturale, ma tutt'altro che scontato, no, 63 senatori, insomma. 66 senatori 63, 63 senatori, sì, è il gruppo più grande del Senato. Pensate di aumentare responsabilità, o... noi ci vanno bene quelli, ma ci sarà qualche travaso, dai, di solito, no? Qualcuno che arriva, c'è aria di... All'inizio di legislatura sembra sempre che non debba accadere, poi, a volte, sì, a volte succede, però no, noi contiamo su quelli che gli elettori ci hanno dato, perché questo governo è una novità, certo, degli ultimi 11 anni che, sì, governa perché ha vinto le elezioni, cosa, diciamo, che non era successa negli ultimi 11 anni. È una grande novità, in effetti. Certo. È una novità, era da parecchio che non succedeva. Io pensavo che fosse già entrato qualcuno, perché stiamo salendo tutti sul carro del vincitore in questo momento. Sì, voi appunto mi avete noi detto siamo che siete sempre stati da sempre, sul carro. Però ci sono altri che, che arrivano adesso. Lei... è anche questione di vedere all'opera, che è diverso che vedere alla, certo, opposizione, un governo che è partito di avere molto rapidamente. L'occhio lungo, perché lei se li ha fatti tutti i partiti di centrodestra, è stato nella Lega. Sì, è vero. Ricorda. Poi è andato con Forza Italia e lì era un berlusconiano, Gian Antonio Stella disse addirittura che era un berlusconiano a quattro ruote motrici, cioè che no, si rivede. Sì, sì, mi ricordo questa cosa di Gian Antonio Stella. Sì, bella, sì, come, sì, definizione. Sì, però diciamo che è stato 27 anni fa, sì, quel, vero, cambio, vero, vero, e diciamo che... Sì, prossimo... però addirittura lei ha scritto una biografia di Silvio Berlusconi, Super, sì, Silvio. Poco, Super Silvio. Che bel titolo. Che non ha avuto molta diffusione perché... Strano. Perché essendo generalmente capito, positiva, sia pure ironica. Ironica. Sì, 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 cioè, se uno lo legge ci sono parecchie cose ironiche. Andavano più forti i libri che parlavano male di Berlusconi, certo, la raccolta, certo, degli insulti, sempre, a Berlusconi, certo, scritta anche da un suo collaboratore, però, cioè raccolta, no? Raccolta. Ma Super Silvio, ti intende qualche suo superpotere? Secondo lei qual è il superpotere, no, di Silvio? Era una sorta di Guinness dei primati, di Guinness dei primati su Berlusconi, sì, il primo a fare questo, il primo, il giovane cavaliere, sì, del lavoro, il più longevo tutti presidente del cercati, Consiglio della Repubblica, e ce n'era un po', poi ce n'erano alcuni, certo, che erano del tutto, come dire, erano pretestuosi, non, sì, erano, sì, erano per l'appunto ironici. Ma e adesso comunque sicuramente un grande uomo. Adesso farà Super Giorgia come libro? Non penso, lo sta facendo lei comunque, con i fatti. Lei ci ha visto lungo, perché nel 2021 ha mollato Forza Italia, capendo che ormai era finita. No, non è quello. Ed è passato a Fratelli d'Italia, ecco, con l'occhio lungo, signor Malan. Non è quello il motivo, è che la linea che Forza Italia doveva tenere per sostenere il governo Draghi, o meglio, quello che stava facendo il governo Draghi, anche con l'appoggio di Forza Italia, non
lo trovavo coerente. Cioè, lei era con contrario la mia, con all'appoggio la mia... del governo Draghi e per quello... No, in sé sì, poi quando il governo Draghi si è... andava bene, poteva essere una soluzione, poi quando il governo Draghi si è messo all'opera si è dimostrato un governo un po' troppo in continuità con la sinistra e non abbastanza, e non c'era abbastanza, diciamo, una svolta. Era troppo di sinistra? Beh, Draghi si sa... Era troppo in continuità su una serie di argomenti. Un po' comunista, poi, Draghi, c'è un po' di... Ma qual è la goccia comunista che... non penso. Qual è stata la cosa finale per cui ha scelto di passare a Fratelli d'Italia? Ah, guardi, questa è una cosa molto seria, forse non ha dato... No, all'inizio dicevano che Fratelli d'Italia, stando all'opposizione del governo Draghi, si avrebbe perso e così via. Era un punto di tenere certe idee. Cioè. Posizione che ha avuto il governo Draghi rispetto alla legge Zan, la posizione che di fatto l'ha sostenuta, anche se teoricamente come governo doveva stare fuori, ignorando precisi appelli da parte di titolari di intese. Che lei è contrario alla legge Zan. Io sono contrario alla legge Zan. Lei è valdese, no? Sì. La chiesa valdese è favorevole ai matrimoni omosessuali. No? E però non abbiamo il dovere di obbedienza. Ah no, certo. La chiesa evangelica valdese è fondata su il fondamento, lo dicono tutti i suoi statuti, è sulla Bibbia e di conseguenza non sulla gerarchia. Sì, ma sulla Bibbia non c'è scritto che non c'è, i matrimoni non possono dello stesso sesso, non vanno bene. C'è scritto di peggio, per cui di peggio. È anche più esplicito. Non c'è di peggio nella Bibbia sui matrimoni? Non sui matrimoni, i matrimoni. Ovviamente nessuno ha mai pensato che ci potessero essere dei matrimoni gay, neanche nelle epoche come 2000 anni fa. E quindi non erano, ma c'erano già. Matrimoni gay, per esempio? No, gli omosessuali. Altro che specialmente 2000 anni fa, ai tempi di Gesù. Cos'è che c'è di peggio nella Bibbia? A Roma c'è scritto che è un abominio, l'omosessualità è un abominio, c'è scritto nella Bibbia una serie di cose. Certo che sì. Certo che sia Antico e Nuovo Testamento. Vabbè, senta... L'abominio è scritto nell'Antico, nel Nuovo ribadisce. Cambiato, no. Com'è? L'hanno corretto. No, non l'hanno corretto. Ma è in perfetta continuità sotto questo aspetto. Senta, come premier, lei che li ha conosciuti tutti e due, meglio Berlusconi o Giorgia Meloni? Giorgia Meloni è premier da un mese ed è partita benissimo. Sì, alla grande. In condizioni estremamente difficili, le più difficili degli ultimi 70 anni, perché le crisi che abbiamo, il problema dell'energia che investe praticamente tutti i settori dell'economia e della società, è un problema difficilissimo che viene dopo i due anni difficilissimi per via del Covid ed è partita benissimo. Poi Berlusconi è stato presidente del Consiglio per molto più tempo. Ce ne siamo accorti. Di conseguenza siete accorti. No, anche lei. C'eravamo tutti. Un difetto di Berlusconi e un difetto di Giorgia Meloni. Difetti. Allora io cito su Berlusconi, cito il figlio Presidio, che ha detto che è troppo buono. Ah no, pensavo che il figlio, il difetto fosse... Ma la bontà non può mica essere un difetto. No, pensavo che il difetto fosse il figlio. Ma questo era il difetto che Pier Silvio Berlusconi citò quando gli chiesero. Però è un pregio essere troppo buono. A volte è buono essere troppo buono, sono gli altri che ne approfittano. Però l'errore è loro, non chi è buono. Invece il difetto di Giorgia Meloni, il presidente? che è troppo buono, ormai non posso più dirlo perché è un altro carattere, è troppo sincera, perché anche questo è un altro difetto, essere troppo sinceri. Non è un difetto potrebbe essere, però alla lunga la coerenza viene pagata. Senta, subito uno dice, ma guarda, dice queste cose, poi però quando le dici costantemente senza cambiare, ma anche la coerenza non è un difetto, in effetti sicuramente non è un difetto. Ci pensi un po' che poi ci dice il difetto, perché oggi sempre qui in diretta su Radio 1 ci sono sempre i mondiali, c'è una partita. Noi abbiamo un inviato super speciale. Il radiocronista di oggi è sugli altri cronisti, è sopra di una spanna, commenta i mondiali, è come una manna, Mario Capanna. Mario Capanna, ex rivoluzionario. Signor Capanna, buongiorno. Ex rivoluzionario sarai tu, ciao. ex rivoluzionario, siete benissimo. Benissimo, già. Grande qualità di audio, complimenti. Mario. Signor Capanna, oggi lei seguirà per noi che partita del mondiale? Allora, le basi, diciamo, la partita, se la ricorda, che partita deve guardare? Adesso alle 14 comincia, signor Capanna. Allora, Danimarca-Tunisia. Ah, ecco, bravo, Danimarca-Tunisia. Lei farà il tifo per chi? Per la Danimarca o per la Tunisia?
Allora, io sono, come dire, a fianco dei poveri, dei più disgraziati, e quindi per la Tunisia. Tunisia. Anche se temo che vincerà la Danimarca. Ma si diceva così anche dell'Argentina ieri, poi è andata come è andata. Scusi, lei, ecco, i più deboli oggi... cioè, va bene l'effetto dello stadio, ma insomma è quasi, stavamo proprio entrando nel pallone, no? Dico, signor Capanna, pochi minuti fa l'Arabia Saudita ha vinto 2-1 contro l'Argentina, lei lì con chi stava? Chi sono i deboli in quella partita lì? Il fatto è che l'Arabia Saudita è un regime praticamente semi-feudale, insopportabile, eccetera, e quindi stavo con l'Argentina, che tra l'altro era favorita dai pronostici e inopinatamente ha perso in modo clamoroso. Quindi per sapere chi perde la partita bisogna capire per chi fa il tifo. Ma è mai stato in Danimarca o in Tunisia, signor Capanna? Assolutamente sì, in ambedue i paesi, a Copenaghen e molte volte a Tunisi. Sì, come mai? Perché c'era il quartier generale di Arafat quando era in esilio. Bei tempi. Siccome io con lui avevo un rapporto, oltre che politico, ma anche di amicizia personale, tra l'altro nel quartier generale di Tunisi abbiamo passato giorni e soprattutto notti, perché lui lavorava soprattutto di notte, con Arafat, per scrivere il libro che poi ho pubblicato nel 1989. Sta facendo la marchetta, dal titolo intervista al presidente. Ma si è intrufolato nei mondiali facendo la marchetta, che quel libro venne tradotto perfino in Giappone. Senta, sono entrate in campo le squadre Danimarca e Tunisia? Non ancora. Ma come non ancora? Sta guardando Rai 2, signor Capanna? Allora, Rai 2, sono entrate in campo, signor Malan, glielo dica lei che sono entrate in campo le partite. O sono anticipate. No, è che i nostri radiofonici si sono convinti che le faccia Rai 1 le partite. Invece questa del pomeriggio, delle 14, la fa Rai 2, signor Capanna. Esatto, ma io sono sintonizzato su Rai 2. Bravo, importante. Poi noi rimarremo collegati con lei per tutto il primo tempo. C'è tra l'altro un grande ritorno in questa partita, perché gioca Eriksen nella Danimarca. Vabbè, non le dice niente. Non ti ricordi cosa accade alla Eriksen? No, vabbè, però c'è un vantaggio. Come no, Eriksen ammazzò al suolo. Ecco, bravo. E sembrava defunto. Esatto, invece. Con grande preoccupazione, ovviamente, dei compagni di squadra, dell'arbitro, eccetera. E poi in realtà invece era un malore, fu curato e oggi torna. Fortunatamente torna in campo alla grande. Noti la nostra sensibilità. Che maglia ha la Danimarca, signor Capanna? Di che colore? Allora, maglia rossa. Bravo. E la Tunisia l'ha vista com'è? No, bianca. Ancora no, perché adesso c'è in corso l'inno nazionale. Bravo, bianca con i bordi rossi. Allora, quando ci saranno dei gol, lei dovrà urlare gol. Noi l'avremo in preascolto. Ci faccia un esempio, com'è il gol quando c'è il gol? Urli? No, ma mi dovete gentilmente spiegare qual è il mio ruolo. Cioè io vedo la partita. E ci fa la radiocronaca. Cioè, quando c'è il gol... c'è il gol ce lo segnali tu, ce lo racconti. Esatto. Ma cos'è? Interrompo la vostra trasmissione? Sì, esatto. Esatto. Tu, anni come tutto il calcio, minuto per minuto. State dando un potere incredibile. No, non si preoccupi, lei rimanga lì quando c'è il gol. Te lo sei meritato. Urli esulti. Tra poco comincia, sentiamo dopo le 14. Signor Malan, scusate, studio. Qui, da dov'è che sono? Qatar. Lei per chi fa il tifo? Per la Danimarca o per la Tunisia oggi? Si schieri. Non saprei. Non faccia il democristiano. Danimarca. Perché? Danimarca. Ha avuto una fidanzata danese? No. Perché lui sembra danese. Un po' sì. Sembra un po' danese. Sì, ha fatto tipo danese, signor Malan. Questa è Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione danese. Poi anche io sono un po' da... Mi scambiano per adesso danese. Adesso il GR1, il GR1.
giorno da pecora. A un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta Giorgia Meloni che dal 2024 cancella il reddito di cittadinanza. Meloni, inseriremo chi è rimasto senza impiego nel mondo del lavoro grazie a un corso di formazione. Consiste nel fondare un partito di centro che fa da stampella alle maggioranze. Per gli occupabili che non trovano lavoro, il sussidio scende subito da un anno a soli 8 mesi. I disoccupati verranno trasferiti sul pianeta Venere perché impiega 224 giorni a ruotare intorno al sole. Perde da oggi il sussidio chi rifiuta un'offerta congrua. Si intende un contratto di 858 euro a una distanza di 80 km da casa. Per le ore da trascorrere nel traffico o sui mezzi pubblici, indicare nel curriculum attitudine al lavoro di gruppo. L'INAP denuncia. Oltre 170.000 persone che prendono il reddito hanno un lavoro, ma percepiscono stipendi così bassi da avere diritto all'integrazione. Ma Meloni è contraria a stabilire per legge un salario minimo e dà la colpa alle tasse sul lavoro, pure se in Germania o in Francia sono uguali alle nostre gli stipendi quasi doppi. In Italia gli stipendi sono così bassi che Salvini è passato a minacciare i migranti di farli sbarcare. Ed è sempre, sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su radio. Uno, e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. È con noi, sembra danese, ma non lo è lui. Malan, 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 Lucio Malan, Malan. Capogruppo, capogruppo, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, e signor Malan, dicevamo, allora, senta. Ma posso fare una domanda, visto che ieri abbiamo avuto Bruno Vespa, che ci ha detto che lui è l'unico ad aver visto Berlusconi senza trucco, e gli ha detto più volte, signor Vespa, Berlusconi, che sta molto meglio senza. Lei l'ha mai visto senza trucco? Ma ha fatto diverse riunioni a casa sua e francamente non ho notato. Non che l'ha riconosciuto? Trucco. No, no. Sì, esatto. Non ho notato che avesse trucco in quelle circostanze. Cioè, aveva i capelli o no? Perché capire, lo si capisce da questo. Questa seconda dei però i capelli non è trucco. Se beh, sì, quando cioè, quelli sono stabili, non è che se li. Beh, però uno si può. Uno anche se li può decorare. Sì, ah, sì, beh, quella sì, è un'altra faccenda. Certo, un'altra faccenda. No, quindi non se lo ricorda. Lei si è mai truccato? No, no. Io? Sì. Io no. Beh, quando va in televisione. Quando va in TV un po' la spolvera. Una volta lo facevano, adesso non lo fanno più, hanno tagliato i costi. Della cifra. Sì. Adesso no, niente, uno va così com'è. Senta, o si trucca a casa oppure nulla. Aggiorniamoci un attimo, Mario Capanna, Danimarca-Tunisia, quanto sono? Sempre 0-0, è partita in modo arrembante la Danimarca, però adesso sta attaccando la Tunisia, speriamo. Speriamo, lei rimanga lì e ci dà informazioni, grazie. Senta, signor Malan, com'è andata questa manovra? Benin o Malan? No, è andata Benin, è andata decisamente Benin. Bene perché le circostanze sono difficilissime, negli ultimi 70 anni non si era vista una situazione così difficile, tempi brevissimi, nessun governo ha fatto una finanziaria in così poco tempo. Dei maghi siete. La necessità che spinge, perché siccome bisogna fare le cose che servono all'Italia e nonostante appunto i tempi ristretti e ancora più ristrettezza di risorse ci sono parecchi interventi del nostro specifico programma elettorale, del programma comune del centrodestra, oltre che del programma di Fratelli d'Italia. E direi un aspetto molto positivo perché dà una svolta politica, c'è l'attenzione proprio per le fasce che più su cui puntiamo, i ricchi o i poveri? Le famiglie e le imprese. Le famiglie ricche o le famiglie povere? Tutte le famiglie, ma la legge di bilancio ovviamente ha una particolare attenzione per le famiglie a più basso reddito, le categorie più deboli, famiglie numerose. Nel programma di Fratelli d'Italia c'era l'abolizione del reddito di cittadinanza. Infatti dal 2024 non ci sarà più, ci sarà un altro tipo di sostegno, ma non ci sarà questo che ha dimostrato tutte le sue carenze. Nell'immediato c'è una sua rimodulazione per Volevate abolirlo razionale. Subito, ma la ministra del lavoro ha detto è un casino, se lo aboliamo subito. Nel programma elettorale non c'era scritto di abolirlo subito. C'era scritto di abolirlo. Un sostegno di questo genere dall'oggi all'indomani sarebbe sleale da parte dello Stato. Noi non l'abbiamo approvato, ma sarebbe sleale, non corretto. Infatti nessuno lo perde dall'oggi all'indomani. Ma i numeri cosa dicono? Quante persone che percepivano il reddito hanno rifiutato i lavori che gli sono stati offerti? Questo non lo so, bisogna chiederlo agli uffici.
E l'importante è che da una volta approvata la legge che si debbano accettare certi lavori purché siano al di sopra di certi parametri. La cosa che io trovo particolarmente problematica del reddito di cittadinanza è che ci sono tantissimi italiani che lavorano 40 ore alla settimana e magari anche di più per prendere più o meno la stessa cifra del reddito di cittadinanza e anche e meno. Quelli che prendono ovviamente... Ma quelli che prendono il reddito di cittadinanza non vogliono lavorare o lo prendono? Cioè, o lavorano anche in nero. Allora, noi sappiamo, allora se si parla con persone che hanno bisogno di personale, sappiamo bene che molti hanno avuto dei licenziamenti, persone che hanno preferito starsene a casa e magari chiedendo sì, però io voglio continuare a lavorare ma in nero. Allora alcuni datori di lavoro dicono va bene, altri che quindi sono quelli che fanno la cosa giusta. Ma perché poi alcuni lavoratori sono, hanno portato questa decisione che danneggia anche chi ne ha davvero bisogno. È certo che conviene, che conviene lavorare in nero prendendosi dei soldi e in più prendere il reddito di cittadinanza piuttosto che lavorare. Ma quello è un reato. Tutti l'hanno fatto, quello è un reato. Ma non è reato fare il semplice calcolo. Mi conviene prendere 780 euro standomene a casa, non ho spese, non devo pagare nessuno per badare ai bambini, mi posso fare tanti lavori da soli, questo è perfettamente legale, anziché andare a lavorare. Il problema è che questi soldi non piovono dal cielo. Piovessero dal cielo, evviva, anche di più. Ma siccome vengono da altri contribuenti che con il loro lavoro, il loro lavoro versano, versano le tasse, bisogna contemperare le esigenze. Però sono pochi i soldi che recuperate alla fine, perché... L'importante, il punto non è recuperare meno di un miliardo, soldi. Sono 750 milioni. Il punto non è recuperare soldi, ma indirizzare le persone che non hanno un lavoro a potercelo avere. Ma lo possono trovare, c'è quel lavoro lì, perché ci deve essere il lavoro per non poterlo trovare. Non c'è magari domani mattina, ma è chiaro che se incentiviamo le persone a non lavorare, non ci sarà mai. Ma il problema è se c'è il lavoro, una persona che ti mostra come curriculum che negli ultimi due anni non ha fatto nulla, il datore di lavoro, il potenziale datore di lavoro non è tanto invogliato a prenderlo. Non ha fatto nulla perché non è in grado di lavorare, perché non ha un tasso di istruzione. Questo lo sa probabilmente solo il lavoratore stesso, ma il datore di lavoro non lo può sapere. Allora, negli ultimi due anni hai fatto qualcosa, ti sei dato da fare, hai provato a fare questo, provare a fare quello, sei più portato lei vede un a, po' di pigrizia, un po' di voglia di non lavorare di quelli che prendono. Da parte di qualcuno, da parte di molti altri. L'1%, 10%, nel senso, fai sapere. È la stragrande maggioranza. Degli uomini. È una piccola parte, secondo lei, come sensazione? C'è una parte, probabilmente neanche loro sanno bene. Diciamo che uno dice: ma ho questo lavoro che però non è proprio quello che mi piacerebbe, non è quello, non guadagno quanto vorrei. Sono un po' schizzinosi, meglio starmene a casa. Nel dubbio, meglio starmene a casa e cerco nel frattempo delle altre opportunità. Il famoso divano. Poi, per tantissimi è stata un sostegno. Bisogna trovare altri modi di dare questo sostegno. Portando verso il lavoro. Perché qualcuno dice: ma ce ne si poteva occupare di tutto il resto? Coloro che hanno davvero. E no, perché sono 10 miliardi all'anno, quello è il punto. Coloro che hanno veramente trovato un lavoro con reddito di cittadinanza sono stati i navigator. L'unico lavoro che si crea è quello di coloro che dovrebbero trovare lavoro agli altri, non è un grande successo, visto che costa 10 miliardi all'anno. Senta, fosse gratuito. Contante, finalmente avete introdotto il tetto a 5.000, perché prima non si era potuto, perché non era un provvedimento urgente, per cui era anche logico non metterlo nel decreto. Ma lei conosce delle persone che hanno 5.000 euro in tasca? Ci sono tanti turisti che girano con 5.000 euro in tasca. Ci sono persone che magari hanno appena venduto qualche cosa. Pensavo rapinato una banca, no? Nel senso, no. Perché quelli in effetti... Ha preso un pagamento in nero. Ci sono persone che hanno appena... No, perché si possono... Se è legale... Allora, il punto è questo. Se è legale, la gente è più... si fida maggiormente e paga maggiormente le tasse. Qual è il suo record? Allora, se uno vuole per qualche ragione pagare con 2.000 euro, pagare 2.000, 3.000, 4.000 euro, oggi ancora perché la legge di bilancio entrerà in vigore il 1 gennaio, oggi è tentato di dire allora pago in nero, così risparmio anche le tasse. Ma chi è che paga 2.000 euro, cioè 5.000 euro? Lei qual è il suo record? Allora, ci sono delle persone che hanno difficoltà ad avere un conto in banca perché hanno avuto dei problemi, hanno avuto un fallimento. Ci sono delle persone che avendo dei soldi che incassano in contanti. Ci sono tante persone che vendono al dettaglio, che incassano in banca, certo, e poi
versano in banca pagano la commissione, pagano per tenere aperto il conto, pagano per prelevarli, allora, pagano per avere la carta di credito, pagano per avere il POS. Le banche anche loro devono fare i loro affari, non è che possono lavorare gratis. Vabbè, per cui ma il suo record per cui le banche di pagamento in contanti, record più o meno di pagamento in contanti quando non c'erano limiti, credo che devo aver acquistando un appartamento forse qualcosa tipo 10 milioni di lire, ah, di euro. 10 milioni di lire, ma è arrivato lì con 10 milioni di era perfettamente legale, ma scusi, era più pratico. No, le spiego. Ma che appartamento le era? Spiego. Poco 10 milioni. Sì, ma non ho pagato conto. Tutto così, ah, era un pezzo, conto, era un pezzo, conto, poi ci sono, sì, sì, erano già conosciuti gli assegni. Esatto. Parlo degli anni 80, favolosi degli anni 80. Sì, sì, e quando era più pratico quello che dell'assegno circolare, quelli sono buoni subito, l'assegno circolare devi andare in banca, devi versarlo, poi devi tirarlo. Invece i 5.000 oggi sono. Cioè il vantaggio del contante è che tu paghi 100 euro in contanti, sono sempre 100. Scusi, Invece quando paghi con il sistema elettronico, ogni volta c'è una commissione da pagare alla banca. Le banche fanno un nobile lavoro, io ho lavorato in banca. Però obbligare le persone a usarli anche quando non vorrebbero usarli non c'è ragione. Scusi, ma quei 10 milioni lì in contanti? Sarebbe come obbligare? Da dove li aveva presi? Scusi, adesso mi è venuto questo... Dal mio conto in banca. In banca? A quel punto poteva farsi dare l'assegno circolare, già che era più pratico, chi voleva, chi riceveva questi soldi perfettamente in un atto notarile era più contento di ricevere. Bonus invece matrimonio con la 20.000 euro non c'è. Quello non c'entra nulla con la legge di bilancio, è una proposta di uno o due deputati della Lega e di disegni di e ciascuno, ogni deputato può presentare tutte le proposte di legge che vuole e farle passare un'altra cosa. ma questo è così. Ma a lei piace come... Ma guarda, un sostegno alle famiglie è giusto. No, matrimonio qua, nel senso, matrimonio in chiesa tra l'altro solo era... La Costituzione menziona il matrimonio come riguardante la famiglia, sì, come società naturale fondata sul matrimonio. Sì. Ovvio che non si può fare differenza tra chi si sposa in chiesa e chi si sposa civilmente. Sì. Comunque lei 40.000 prenderebbe, signor Malan, perché ne ha fatti due perché, matrimoni. Perché sono sposato, non credo che sia retroattivo, neanche nella proposta. Ah, no, perché se no era 40.000, insomma, complimenti, era un bel assegno. Adesso con noi arriva Donatella Rettore. La più grande cantante italiana di tutti i tempi, signora Rettore, buongiorno. Come no, certo, buongiorno, non è un buongiorno, qui diluvia, da voi? Sì, anche qua era bruttino, anche a Roma. Anche qua, Milano diluvia. Lei dov'è, signor Rettore, esattamente? Io sono nel cuore del Veneto. Nel cuore del Veneto diluvia, quindi questa è una... Già diluvia, una... ovunque. Sì, perché Franco Veneto diluvia. È una buona notizia. In studio con noi c'è Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Vi conoscete? No, io l'ho vista tante volte, è eccezionale, grandissima, Rettore. Le piace? Bravissima, ha delle belle canzoni. Qual è la canzone più bella che le piace di Donatella Rettore, signor Malan? Beh, questa l'avete fatta sentire una. Che quella lì proprio. L'aiuto? Sì. La mette. Dammi una lametta. Che mi taglio. Ecco, quella è forte. Era una forte. Come fa? Dammi una lametta che mi taglio le vene. Che bravo! Fa sempre meno male che il tuo pianto. Melodico. Grazie. No, signor Rettore, il signor Malan è un grande cantante. Grande non lo so, però cantare sì. Sì, sì. Certo, non come Rettore. No, certo. Sa cosa canta, signor Rettore, il signor Malan? Canta musica celtica. Musica celtica? Così gliela dica. Io non canto musica. No, ma infatti io. No, ma infatti non volevo. Signor Malan canta musica celtica. Le faccia per capire per la signora Rettore. C'è una strofa di musica celtica. By a lonely prison wall. Io amo la musica celtica. I heard a young girl calling. Michael, they are taking you away. Direi che basta. Che bravo. Ha sentito, signor Rettore? Bravo, Lucio. No. Quasi, meglio facesse il cantante che il politico. Diciamo che è più unificante la musica, più unificante. Rettore, la politica tende un po' a dividere. Ha scritto un libro che si chiama Dada Uffa, memorie agitate per Rizzoli. È un'autobiografia? Sì, è un'autobiografia, ma anche già che è uno spezzato del nostro tempo e di quello che potremmo anche prendere ad esempio
cioè io ho scritto in questo libro, io ho avuto un papà che ha fatto la guerra, sì, che è stato internato, che è stato a Mauthausen, che è stato a Buchenwald, e se non riusciva a fuggire probabilmente io non sarei nata perché lo stavano portando a Auschwitz. Certo. Dove dico, è un libro che parla di una donna, per le donne, di quanto sia difficile in guerra essere una donna, ma quanto è difficile essere una donna tuttora anche in tutto il mondo e anche in Italia. Sì. Anche se, signor Rettore, diciamo, è il momento delle donne, no? Perché per la prima volta abbiamo una premier donna. Ma vogliamo, ne vogliamo ancora. Ho capito, sì. Non vogliamo certo, però adesso non è che vogliamo possiamo, anche una donna presidente della RAI. Della RAI c'è già stata, già avuta, la Moratti. Una donna presidente della Repubblica, dice, signor Rettore. Una donna presidente della Repubblica. Io sono nata nel paese, nella cittadina in cui è nata, quella che aveva tutti i diritti per essere Presidente della Repubblica, certo. Cino Anselmi. Chi le piacerebbe come Presidente della Repubblica adesso, signora Rettore? Beh, io ho sempre avuto un debole per Emma Bonino, mi piacerebbe che Emma Bonino diventasse Presidente, certo, della nostra Repubblica, certo, e mi piacerebbe anche votarla. Però bisogna cambiare un po' di cose. Ma noi siamo a favore del voto popolare. Cambiamola, proprio vecchia questa Costituzione. Cioè l'elezione popolare del Presidente della Repubblica. È favorevole al presidenzialismo, quindi, signor Rettore. Lo sono sempre stata, credo che sia una grande forma di democrazia, poi, certo, tra l'altro. Certo. Ma scusi, ma qui ha votato per la Meloni, quindi? No, non ho votato per la Meloni. Ma si può votare. Ho votato comunque al femminile, ho sempre votato al femminile. Al femminile, e qual è l'altro voto al femminile? Emma Bonino. Ancora Emma Bonino? Mi pare chiaro, certo. Ma è stata contenta che ha litigato con Calenda, la Bonino? Non ha litigato, lui è sparito, ha fatto ghosting. Perché? Contentissima. Perché? Non esiste più la sinistra italiana. No. È inutile che cerchiamo di tirare sulla sinistra con il Vinaville. No, adesso stracciamola questa sinistra che non c'è più, e rifondiamo il Partito Comunista com'era. Ma chi vorrebbe una volta come segretario del PD, quindi chi potrebbe essere, secondo lei, del nuovo PD? PD, sì. Che... Oh, non ne ho la più pallida idea. Certamente questi che ci sono in giro, nessuno. Certo, quelli che conosco neanche io. Bonaccini, neanche Bonaccini. Che vuole c'è un partito comunista, quello di Marco Rizzo. Bonaccini cerca di appiccicare una cosa, di mettere insieme una cosa che non c'è più. Elly Schlein, che una donna poi. Chi? Signor Rettore, Elly Schlein, no, vicepresidente dell'Emilia Romagna, si è dimessa, che si potrebbe ma io guardi, Leo, per me candiderei anche chi? Ce ne sono tante, ci sono tante che non vorrebbero proprio sapere di fare politica. Ce ne dica una per il PD, una donna che Maria potrebbe... Luisa Frisa, che è una scrittrice. Maria Luisa Frisa, per esempio. Maria Luisa Frisa. Sarebbe un po' una sorpresa, però va bene, nel senso... Sarebbe una grande sorpresa, perché una donna... vivace, certo, simpatica, certo, pronta al sorriso, ma ce ne sono tante. Senta, ma invece a Giorgia Meloni cosa canterebbe delle sue straordinarie canzoni, signora Rettore? Lei che ha un repertorio meraviglioso. Delle mie canzoni, chiaramente non le canterei da una lametta. No, anche perché è troppo presto. Gli direi, le dedicherei Splendido Splendente. Bella quella. Per favore, Giorgia, fa ritornare questo paese Splendido Splendente. Ma e può cambiare le parole e cantarcela proprio così o non si riesce, no, al volo, se le viene in mente? Ma lei probabilmente è sempre in imbarazzo. Io ci proverei anche, ma in questo momento ci provi. Ma guardi, ci provi anche se piove, chi se ne frega. Puoi cantare Splendido Splendente, fallo Giorgia veramente. Brava. Splendido Splendente, va forza Giorgia finalmente, tu sei tutti noi. Brava. Adesso poi diventa femminista anche tu. Sì. Io sono Giorgia. Senta, signora Rettore, nel suo libro racconta che comprava il pane insieme a David Bowie. Ma incredibile, che aneddoto stupendo, che vita da rockstar, Donatella.
Beh, comprare il pane lo compro anche rossale, mangiare mangiano tutti, dormire dormono tutti, la pipì la fanno tutti. E lo so, ma il pane, però comprare il pane con David, che però, pane comprava David Bowie quando eravate a Londra, Oakley vicine Street di casa? Allora, lui comprava il pane con l'uvetta, è la cosa che mi sempre... Ma che verde. Comprava un pane particolare che è scuro e con l'uvetta, poi a un certo punto l'ho comprato anch'io perché ero... E com'era, buono? Era buono? Era molto buono, veramente molto buono. Signor Malan, con la maionese... strano, ma come con la maionese? Con la maionese, ma com'è? È un dolcetto, è tipo dolce. Non dimentica, David Bowie è sempre americano. Per cui ha dei gusti diversi. A lei piace il pane con l'uvetta, signor Malan? Beh, il pane con l'uvetta non l'ho mai provato. Deve metterlo nella maionese. Con l'uvetta. Nella maionese. diventa anche leggero e dietetico. È leggero, sì. Senta, invece, Lucio... Dica, signor Rettore, non volevo interrompere il suo momento creativo. Ti stava dicendo... Stavo ascoltando voi. Comunque lo consiglio, il pane con l'uvetta, il pane nero con l'uvetta è veramente buono, solo che non so se si trova in... anche in Sardegna si usa. Altrimenti andiamo a Londra, a Oakley Street. Ma Donatella, andrai a Sanremo quest'anno? Andare in Sardegna, dovevamo andare in Sardegna così troviamo il pane con l'uvetta. Io ti invito, la simpatica Geppi ha chiesto prima di venire in Sardegna o dopo devi andare a Sanremo, perché noi fan vogliamo sapere. Preferisco venire in Sardegna, guarda. Perché non vuole andare a Sanremo, scusi signor Rettore? No, non è che io non voglio andare a Sanremo, solo che adesso sono stato due volte di fila, adesso hai ragione, ci posso anche adesso voglio fare il disco nuovo, voglio concentrarmi, voglio prendere anche una settimana di... Sì, ha ragione. Scusi, signor Rettore, se la simpatica Geppi ha messo un po' il dito nella piaga, ma lei lo fa sempre di dire queste cose un po' così. Senta, signor Rettore, grazie. Ricordiamo il suo libro, Dada Uffa, Memorie agitate per Rizzoli. Cioè, per Rizzoli. Rizzoli non è nel titolo, Rizzoli è la casa, editrice, signor Rettore. Comunque sappiate che vi voglio bene. Ma anche noi, deve venire in studio a trovarci. Ti aspettiamo in studio, Donatella. Vogliamo cantare qualcosa, scusi signor Rettore, vogliamo cantare qualcosa con il signor Malan, un'altra canzone di Rettore, cosa le piace? Il Cobra, la sa, signor Malan? No, perché il Cobra, quella che mi piace meno. Scegliela tu, Donatella. Però quella ha colpito, scelga lei un altro, che tra l'altro questo Cobra non si è mai capito che cos'era. Io l'ho capito benissimo. No, l'ha capito. No, adesso si è capito benissimo. Sì, ha ragione. I bambini l'hanno capito subito e non ci hanno trovato niente di male. La Dandini. È una cosa naturale, non bisogna pensare male. Ci dica una canzone che vuole cantare con Malan, signor Rettore. Io provo ad agganciarmi, non so se la conosco. Malan è veneto, no? È piemontese. No, sono piemontese. Il cognome sembra veneto, ma anche il cognome è piemontese. Però il cognome sembra veneto. Sembra veneto, ma è piemontese. Sa quante cose sembrano. Cosa cantiamo, signor Rettore, con Malan che sembra veneto? Lui voleva cantare il Cobra, però no, se non le piace, poi... Mi piace il vin. Noi veneti e piemontesi abbiamo in comune il vin. Cantiamo Mi piace il vin. Però deve attaccare lei, perché in questo momento non... Andiamo, lei parta che... Adesso in questo momento Mi piace il vin. Mi piace il vin. Sì, facciamo un brindisi. Ma la canzone, oddio, dico... naturalmente rosso, perché... Rosso, ma dobbiamo cantare una canzone, signor Rettore. Il vin rosso, fa buon sangue. Buon sangue non mente. Il buon sangue non mente. Ma signora Rettore, che canzone cantiamo? Amore Stella. Ma non la sa Malan? Non la sa Malan. No, Amore Stella, scusi. Amore Stella che no. Signora Rettore, io lo capisco che a lei non piace tanto, però anche per questione di ospitalità, Malan vuole cantare il Cobra. No, io non è che voglio. Sì, è quella che sa meglio. Splendido splendente. Ci ritorniamo prima. Sì, la... sì, vai. Chi parte? Parta lei, signora. Io? Parte... no, perché poi la notte io mi aggiusto. Allora, parte lei, signora Rettore, che poi si aggiusta Malan. Non capisco perché tutti quanti conti non sapendo direttamente a chiamarmi Donatella. La sa, questo è un'altra. Bella. Questo è difficile da seguire. Lo so, niente. Tutto quello
tutto quello, vabbè, non ce l'abbiamo fatta, insomma, signor direttore, grazie, che dobbiamo andare ciao in Qatar. Arrivederci. Ciao Donatella, ciao, arrivederci, grazie direttore. Ciao Bella. Arrivederci. Dada Uffa, Rizzoli, Mario Capanna, quanto stanno Danimarca e Tunisia ai mondiali in Qatar? Sempre 0-0, ma i miei amici tunisini avevano segnato un gol, poi però annullato per fuorigioco. Ma da chi? No. Dai poteri forti? Da chi è stato annullato il gol? No, banalmente dall'arbitro. Era fuorigioco. I miei amici tunisini sono molto bravi. Stanno pressando la Danimarca, la quale però è chiaro che è sempre temibile. Però la partita è sostanzialmente equilibrata, per quello che io posso capire. Hai visto che il fuorigioco era proprio millimetrico a centrocampo, con ormai c'è il fuorigioco semiautomatico ai mondiali. No. Era proprio un fuorigioco vistoso, diciamo, netto, non c'è niente da dire. Qui 0-0. Ma scusi, 0-0. Signor Capanna, lo 0-0 come risultato è di destra o di sinistra? che sciocchino che sei, Lauro. Ma chiedo. È neutrale, neutrale, no? Neutrale, vuol dire neutrale. Né di qui né di là, né qui neutrale. Questa è Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione neutrale. Neutrale. Ma che signor Malan l'ha capito. Sì, infatti. Un giorno da pecora e su Radio 1. Notti tragiche, noi non giochiamo ai mondiali di un autunno catariota, e negli occhi tuoi voglia di piangere, un mondiale, una fregatura in più. Questo non sarà un bel mondiale, l'Italia è ancora fuori, ma che male. Mancini lo vivrà così sulla poltrona, alla TV e con un groppo in gola. Notti tragiche ai mondiali, no, l'Italia non c'è nell'autunno catariota. Dopo gli europlay, voglia di piangere dalle stelle alle stalle. Divisioni nel PD. Il partito è così spaccato che una parte potrebbe andare col centro-sinistra. Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Un giorno da pecora, cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. E caro il mio simpatico Lauro, sempre su Radio 1. Oggi con noi c'è... Lucio Malan, Lucio Malan, Lucio Malan, Lucio Malan.
Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Rieccomi qua. Rieccomi qua. E se ci potete vedere in diretta video sul canale YouTube della RAI, sulla pagina Facebook Un Giorno da Pecora Radio 1 e sul nostro account Instagram. Saluti lì, signor Malan. Vi ricordo invece che se volete sentire le radiocronache in diretta dei mondiali, in questo momento su Radio 1 Sport, e poi la partita dalle 17 e delle 20 invece sono su RAI. Su Radio 1, sono su Radio 1. E signor Capanna, dalle Marche Tunisia, come sempre 0-0. Signor Capanna, si è addormentato? Signor Capanna? E niente, si è addormentato. No, signor, niente, signor forse è andato a farsi un caffè. Un caffè, sì, sì, sì. Quindi comunque sempre 0-0. Senta, signor Malan, lei che insomma comunque, visto così, sembra un po' danese, è valdese, è stato dalla Lega, poi in Forza Italia, poi adesso in Fratelli d'Italia, sembra uno tutto modino, tutto precisino, no? E invece, testa è mozzica assurda lei, È mozzica assurda, nel senso... Sì, sì, Rio Mudo Drazzadore, cioè un fiume silenzioso che trasporta molto. Allora, il 2000, si ricorda quella volta che addirittura votò per quattro colleghi assenti? No, tutti le mani? No. Sì. Erano due e non erano assenti. Sì. Ah, e un giorno dirò il nome, Cioè lei ha votato al posto di loro due? Non ho votato, era una verifica del numero legale, si trattava di attestare chi era presente. Ah, loro erano presenti, era ma assenti dal banco. Di una di queste due persone è visibile anche nelle foto dove io effettivamente le mani in due dispositivi di voto. Lei mette le buca del voto per e l'altro collega era a qualche metro di distanza. No, non era in bagno. In bagno sarebbe stato assente e non si poteva. Tant'è vero che coloro che denunciarono la cosa poi non ebbero seguito perché la cosa era ritenuta. Poi in aula, ma momento, non nel banco. Da quel momento, per evitare problemi, si è detto anche quando sono presenti non premete per altri. Però fino a quel momento era sempre stato universalmente accettato da tutti poi, i presidenti e vicepresidenti. Quella volta che in aula ha fatto il cucchiaio al presidente Marini. Mi ricordo. Ci racconti cosa la cosa bella di dopo però è che poi siamo diventati amici con il presidente Marini, che io già conoscevo prima in modo abbastanza cordiale. Racconti cosa è successo. È successo che c'è stata una cosa che non era mai stata fatta prima e perché era contro il regolamento. Fu per una fretta, il governo Prodi cercava di evitare a tutti i costi i voti, ma avere meno voti possibile tattiche perché aveva una maggioranza strettissima. E lei? Io di fronte a una cosa che noi quando eravamo in maggioranza fino a pochi mesi prima avremmo voluto fare, ma non l'abbiamo mai fatta perché era proibita. Sì, per giustificare la reazione. No, a un certo punto si unisce un gruppo di senatori davanti al tavolo della presidenza e io per la verità non mi ricordo come mi sono trovato in mano il regolamento e dico presidente il regolamento e con un gesto un po' plastico l'ho lanciato verso il tavolo della presidenza, l'ha tirato verso il presidente Marini, ha fatto un pallonetto perché la parabola era tale che finiva in quello spazio dove di solito si passa quando si fa il voto di fiducia, perché non ha avuto la forza ben al di su si arrivava, non era lontano, il senato è piccolo, comunque l'hanno espulso dall'aula, sono stato espulso però dopo quella volta non è mai stato applicato quella cosa contro la quale io protestavo. È stato espulso in quel caso e però non è uscito da questo, non dall'aula. Sono uscito, devo dire, con la solidarietà si barricò in aula per restai ore. In aula era più o meno le 11:30 del mattino e ne uscì alle 20:40 con ore. Sollievo perché c'è una necessità che non può essere rimandata più di tanto, non si può fare la pipì in aula. Ho resistito in modi naturali. Senta, signor Malan, lei che è capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, si ricorda quella volta che presentò un emendamento alla legge Cirinnà, no? L'articolo 2 me lo ricordo per via della mia corregionale che la legge Cirinnà diceva presso ha gli preferito uffici, parlare di queste cose presso che di gli cose uffici dello Stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. E io l'emendamento era, siccome c'erano centinaia di emendamenti, ogni tanto ho detto ma ne facciamo anche uno per ridere. Un tempo quando si era più seri si era meno seriosi e queste cose succedevano. Poi adesso che si è meno seri e dunque più seriosi, lo scandalo. E lei fece un emendamento che diceva... toglieva alcune parole, per cui se lei leggeva il testo dell'emendamento non aveva ben idea, non c'era nulla di strano. Però effettivamente, tolte le parole che con l'emendamento si sarebbero soppresse, veniva quello che adesso lei sta per leggere, e cioè... presso gli uffici dello Stato civile di ogni comune italiano si fa sesso. Sì, era perché era talmente assurda questa legge che io ho trovato... Pensavo, facciamo qualche nonsense. Non l'ho più fatto da allora, perché... Infatti, siccome
come, benché fosse dettato da seriosità e cioè, certo, da moralismo, diciamo, lasciamo stare. Senta, non diamo adito a critiche. Abbiamo sentito critiche. Prima che canta benissimo. Che canzone canterebbe a Giorgia Meloni? Beh, Giorgia Meloni, c'è una canzone che si è adatta particolarmente a lei. Cioè? Secondo me, che è fisico bestiale. Luca Carboni. E come fa la canzone? E allora potrebbe essere così, sì, un po' cambiata. Però, bravo, insomma, ci, bravo, vuole un fisico bestiale. Già, allora, il titolo in diretta c'è su, dice, Radio 1 Rai, la radio dello Stato, del primo canale della radio. E Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, canta una versione rivista e corretta di Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni, chiedendo appunto, scusa, l'autorizzazione, scusa, tacita. Tacita, no, l'autore, l'autore, l'ottimo autore. Vada, vada. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che tu devi, perché di solito a nessuno vai bene così come sei. Ci vuole un fisico bestiale, sai, per essere leader e governare, sai. E poi ci sarebbe la parte ta 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 ta. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, a quel che leggi sui giornali, no, e qualche volta nei talk show. No, sa cosa? È bella, ma secondo me manca Giorgia da qualche parte, proprio perché... Ah, bisogna della... mettere Giorgia? Forse nel tatà, quello lì. Giorgia, sai, ci vuole un fisico bestiale. Rifacciamolo. Giorgia, sai. Rifacciamo proprio l'inizio. Tu, dall'inizio, sì, addirittura. Sì, dall'inizio con Giorgia. Diventa lunga. Mi metta Giorgia il più possibile. Ci mettiamo, no, ogni tanto. Una volta. Sì, sì, vada, vada. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che tu devi, perché di solito a nessuno vai bene così come sei. Giorgia. Adesso arriva. Ci vuole un fisico bestiale, sai, Giorgia, sai, per essere leader e governare, sai, Giorgia, sai. E poi via. Giorgia, ci vuole, bravo, un fisico bestiale, sai. Bravo, bravo. Lucio Malan, dovesse andare male. Dovesse andare male, c'è sempre. Si è esibito nella sua vita in più di 100 concerti. Ha cantato in inglese, in gaelico, in ebraico, in napoletano, in tedesco. Ma pure in gaelico? Sì, in gaelico. Ci fa sentire un pezzettino in gaelico? È una bella ninna nanna, per cui la facciamo breve, perché sennò a quest'ora c'è il dopo pranzo. Sì, sì, vabbè. Geringe, oh geringe, mai nasuv nadim nare. E così, brava, via. Ha cambiato le parole. Ha cambiato venuto... le parole un po', perché conoscevo il testo originale. Sì. Davvero? No, non è vero. No, perché a me è già venuto è un po' sonno. Pochino conosciuta. Comunque, tra... nel settore. Bellissima. Sì, sì, si sembra la musica di Profondo Rosso, uguale, del bambino. Fa stessa paura. Quella è quella, sa tutta, è un jukebox. Senta, è bravo. Si candida di diritto per il nostro Sanremo da Pecora dell'anno prossimo. C'è il Sanremo da Pecora? Certo. Ma guarda, secondo me Lucio, lei ha delle buone opportunità, Sì, sì. Ah, sì, sì, se lo fate. Le piacciono i Maneskin a proposito di musica? Devo dire che, come si dice in politica, ho altre priorità. Altre priorità. No, è una questione di priorità, è solo se le piacevano i Maneskin oppure no. Vabbè, poi stanno portando la nostra nazione, come piace dire a voi, proprio famosa in giro per il mondo. Indubbiamente stanno avendo un grande successo, onore al merito. Ha visto che ieri hanno festeggiato in Reggi Calze la vittoria come migliore canzone rock agli American Music Awards? Ah, credevo che fosse la miglior foto. No, perché... no, erano con Reggi Calze. No, erano tutti con Reggi, erano Calze, pantaloni alti. Ah, però... ho capito. No, perché io ho visto, effettivamente, devo dire, non ho sentito la canzone, ma ho visto le foto passando sui Reggi Calze, ma la canzone dei Maneskin la conosce sicuramente. Ah, vabbè, quella... quella lì, quella ha vinto Sanremo, no? No, quella, la più famosa. Più famosa. Come già? Fuori di testa. Fuori di testa, siamo sì. Fuori di testa. Ma diverso. Ma senza lavoro. No, non è così. No. Beh, allora mi sembra che ce l'ha. No, quello è per il reddito di cittadinanza che dovete togliere, quindi... No, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Che poi, ma diversi da loro. E poi loro chi? Ah, non lo so. Guarda che gli altri siamo noi. Siamo noi tutti qua. Anche gli voi. Altri siamo noi, diciamo, in Sudafrica, Tozzi. Vabbè, in Afghanistan, la sa quella di Umberto Tozzi, gente di mare, gente di mare che se ne va. No, oppure no, un cantautore italiano che le piace. Sono tanti. Tanti, sì, certo, ma uno così. De André cosa le piace? Di De André, ce ne sono tante di bellissime. Bocca di rosa.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Dalla stazione alla stazione c'erano tutti, anche se non è dal commissario a San Cristano. Alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca ridosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Bravissimo. Senta, Battisti, Fabrizio sarebbe contento. Battisti, venire i brividi. Avrebbe poi votato Lucio, Fratelli poi d'Italia, Lucio. Dice sì. Battisti. Così sì. Dicono, però gli hanno sempre attribuito una... Non lo so, boh, chi lo sa. Gli hanno spesso attribuito un'identità cosa politica di destra, però... Emozioni, cosa vuole fare? Sono tutti. Mi ritorni in mente, bella come sei. Anche questa in qualche modo ricorda la Meloni. Mi ritorni. Beh, no, perché certo, la vediamo spesso, abbiamo bisogno che ci ritorni. Ma una canzone scozzese, scusate. Scottish song. Scottish. Ce n'è una. Sì, di. Ce n'è una, aspetti. Aspetti, scozzese, me la ricordavo. Aspetti, lei. Beh, scozzese in realtà, Amazing Grace. È una melodia scozzese. È una melodia scozzese. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Bravissimo, 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 bravissimo. But now senza questo non sarebbe stato. Was blind, but now I see. Io dico sempre. Ho visto dei gesti dalla regia, li ho mal interpretati. Radio 1, lo dico per chi si fosse collegato adesso e pensa che fosse radio 3. No, è Radio 1. Ma Virgin Radio. Adesso basta ridere e scherzare, arriva con noi. Ilario Lombardo. Ilario Lombardo, giornalista della Stampa. Signor Lombardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per lo spettacolo. Si figura, lo so, guardi, noi facciamo altro che fare spettacolo. Stamattina lei era alla conferenza stampa di Giorgia Meloni e di alcuni altri ministri sulla presentazione della manovra. È stato un momento, è stato un po' di tensione con i giornalisti. In particolare, a un certo punto, la Meloni doveva andare via, aveva un appuntamento con Confartigianati e qualcuno con Confartigianato, e la Meloni dice questo. Non mi pare che non siamo disponibili, no? No, perché ricordo quando, diciamo, mi ricordo che in altre situazioni siete stati molto meno assertivi, mettiamola così. Con chi ce l'aveva, signor Lombardo? Ma non lo so, sicuramente rispondeva a me che l'avevo sollecitata sul fatto di prendere molte più domande, visto che la legge di bilancio è la principale legge dello Stato, sì. E in altre occasioni, le manovre, le conferenze stampa duravano molto di più e non prendevano, perché il Consiglio non prendevano soltanto 5 domande, sì, come ha fatto lei. Però diciamo, il tema è che c'è un metodo ormai, perché io l'ho seguita in tutti i viaggi che ha fatto finora, sì. E lei tutte le volte ha fatto la stessa cosa, cioè ha detto che per un impegno che c'era era un successivo, po' di fretta e quindi non poteva prendere troppe domande. E lei ha consigliato... Secondo lei c'è una ragione invece? È pretestuosa questa ragione? Beh, diciamo che diversi indizi fanno una prova, quindi io ci intravedo un metodo, comunque una strategia nel rapporto con i giornalisti. Lei fa delle introduzioni molto lunghe, molto più lunghe dei suoi predecessori, poi... c'è la tagliola dei tempi, perché ogni volta c'è un appuntamento dopo le domande, quindi le domande si trasformano in 2, 3, 4, al massimo 5 come oggi. Quindi lei, signor Lombardo, oggi è stato clamoroso lei, signor Lombardo, ha consigliato a Giorgia Meloni di tagliare l'introduzione. Giorgia Meloni le ha risposto così. Lei dice tagliamo l'introduzione, ma è una legge di bilancio. Cioè, spero che lei non sospetti che noi presentiamo la legge di bilancio in 4 minuti. Ce l'aveva con lei, signor Lombardo? Assolutamente, ma lei, il problema è che la Presidente del Consiglio sta sbagliando anche in questo caso, visto? C'è un precedente, perché a Bali gli abbiamo detto la stessa cosa, aveva fatto un'introduzione lunghissima, aveva preso solo 2 domande corrispondendo a 2 minuti. Però noi a Bali... siamo fatti 20 ore di volo per andare lì a parlare con lei. Quindi... a Bali le ha risposto questa... Avevo un incontro con Xi Jinping. No, oggi le ha detto a Bali avevo un incontro con Xi Jinping. Non era una scusa, Xi Jinping, lei capisce che devo fare? Questo le ha risposto.
Esatto, esatto. Però il problema è che lei poteva fissare la conferenza stampa in un altro momento o comunque abbreviare la presentazione della manovra, che è durata 75 minuti, un record, sì, degli ultimi anni, e prendere qualche domanda in più, anche perché diciamo il senso della conferenza stampa è questo. Io le ho detto, non è un convegno, è una conferenza stampa. La conferenza stampa è fatta dalle domande, perché dobbiamo noi vedere se ci sono delle criticità all'interno di quelle che sono le vostre proposte. A questo punto, e lo può mandare su Facebook. A questo punto Giorgia Meloni le ha detto: state così coraggiosi in altre situazioni. Dice che nelle altre situazioni. A cosa si riferiva secondo lei? Io non lo so, comunque è gravissimo che una istituzione come la Presidenza del Consiglio si permetta di accusare una categoria che è quella dei giornalisti, che è lì per soltanto per fare domande. Noi abbiamo semplicemente chiesto di fare più domande per avere più chiarezza e poter fare il nostro lavoro. Quindi diciamo questo trucchetto un po' dei politici, che va bene, che può essere, che non è accettabile neanche nei leader politici, è assolutamente inaccettabile per un Presidente del Consiglio. Cioè lei dice che Giorgia Meloni vuole poche domande, questa è diciamo la sintesi. Ecco sì, tant'è che dopo che noi l'abbiamo sollecitata, dopo che abbiamo fatto scoppiare la polemica, lei si è messa a braccia conterte con la faccia un po' nervosa e ha preso altre 4 o 5 domande che invece non voleva prendere. È riuscita a parlarle dopo che è finita la conferenza stampa o no, signor Lombardo? No. È andata via perché aveva appunto questo appuntamento imprescindibile con Confartigianato. Comunque si è fatta una nuova amica, signor Lombardo, mi pare di aver capito. Preparati sintetizzando. Preparati una domanda bomba la prossima volta. Esatto, e se la faranno entrare, no, perché magari dopo così non la fanno più entrare. Non credo. Grazie, Ilario Lombardo, giornalista della stampa, grazie nuovo grande amico di Giorgia Meloni. Ci saluti Giannini. Esatto, sì, tanto signor Giannini, caramente. Arrivederci. Signor Malan, è così, si è arrabbiato un po' con i giornalisti oggi, Giorgia Meloni, risponde a poche domande. Ma il fatto è questo, che questo governo sta facendo, è obbligato a fare per i tempi, è obbligato a fare in un mese quello che di solito gli altri governi hanno 4 mesi di tempo per farlo, perché è stato eletto da pochissimo, ha avuto tempi di record nel costituirsi, nel fare tutti gli atti preliminari e adesso bisogna, i tempi sono indubbiamente compressi. Avete voluto far cadere il governo Draghi? Su questo, per la verità, noi abbiamo sempre votato contro il governo Draghi, decisivi sono stati altri, noi l'avremmo fatto anche prima. Capisce più se è stato il PD o Forza Italia o il voto, i 5 Stelle. Non aver più votato alla fiducia sono stati la Lega e Forza Italia. Va anche detto che Draghi aveva preso la fiducia al Senato con 162 voti su un Senato di 320. La fiducia ce l'aveva, per cui è anche lui che non ha voluto e anche lui che non ha ignorato l'ordine del giorno di la risoluzione di Forza Italia e della Lega, che chiedeva un cambio di passo, ma continuando l'esperienza di governo, per cui non è stato diciamo che è stato un concorso di cose. Di noi abbiamo sempre votato contro, per cui abbiamo contribuito ma non siamo stati decisivi, essendo solo Mario Capanna, Danimarca Tunisia ai mondiali del Qatar, sempre 0-0, partita equilibrata e veloce, anche piacevole. I miei amici tunisini si comportano molto bene. Siamo quasi finito il primo tempo. Sì, sempre 0-0. Ma cosa c'è adesso in questo momento? In questo momento c'è un calcio d'angolo da parte della Tunisia. Della Danimarca, quella rossa è la Danimarca e la Tunisia è bianca. Scusami, capisco che il rosso la confonde. Il tipo per i miei amici tunisini per confondere le due squadre. Signor Capanna, Danimarca rossa e Tunisia di che colore? Bianca. Quindi però di solito gioca in rosso anche la Tunisia, quando non è un avversario in rosso. Quindi adesso che siamo già quasi al quinto minuto di recupero del primo tempo, c'è chi attacca è finito adesso, giusto? Non ancora, si sta giocando. Sì, ma manca pochissimo, no? Manca pochissimo, credo che il primo tempo terminerà 0-0, salvo sorprese. Signor Capanna, direi sì che è finito il primo tempo, mi pare di aver visto adesso, controlli bene. Sostanzialmente sì, finito. Come sostanzialmente? O è finito? L'arbitro l'ha fischiato o no? 0-0, magari c'è tempi. 0-0, le squadre stanno rientrando negli spogliatoi. 0-0, diciamo... Per bersi un bel tè caldo. Tè caldo, lei cosa fa adesso? Si fa il pisolino o cosa fa, signor Capanna? Beve un po' d'olio, cosa fa? Qui purtroppo piove, tempo bruttissimo. L'idea del pisolino ti dirò che mi attrae, certo. Vedo un po'. Signor Capanna, grazie, ci sentiamo anche domani, mi pare di capire, giusto? C'è anche domani? Sì.
Dipende, se voi me lo chiedete. Sì, sì, domani c'è tutto un programma qua organizzato. Ci sentiamo domani. Ci sono delle partite straordinarie. Domani per Germania-Giappone. Grazie, Mario Capanna. Pecorini, arrivederci. Ciao. No, Pecorini non si può sentire. Grazie, arrivederci, signor Capanna. Arrivederci. Senta, signor Malan, lei per chi fa il tifo ai mondiali, visto che non c'è l'Italia, la nostra nazione? Sa che non mi sono ancora posto il problema. Vediamo. Sì, vediamo. Sì, no, ma infatti, no, ma non ne parlate. Poi senta, magari qualche squadra che si rivela, cioè, particolarmente. È vero che lei è stato... gli iraniani sono stati coraggiosi ieri a non cantare l'inno. A non cantare l'inno, sì. È un paese dove non c'è molta tolleranza da e parte del governo. Secondo lei la FIFA dovrebbe permettere ai capitani di mettere la fascia, quella one love, in difesa dei diritti LGBTQ? È una vecchia regola dello sport, sì, in particolare lo sport olimpico, di non fare gesti o avere insegne che abbiano a che fare con la politica nelle partite precedenti o con istanze politiche, sì, e perché sembra la cosa un po' una censura in un certo modo. Ma vede, per esempio, il discorso inaugurale, sì, è sempre stato il capo dello Stato, sì, che inaugura le Olimpiadi, sì, queste, sì, non sono Olimpiadi, sì, lo so, ma per evitare il rischio che questo o quel re, leader, dittatore o eletto, sì, facesse delle grandi storie, cioè, il discorso è uno solo: dichiaro aperti i giochi della ventesima, trentesima, quarantesima Olimpiadi, fine. Però la difesa dei diritti ha fatto in modo che le Olimpiadi si potessero, sì, fare non è una cosa a politica. Mosca durante la dittatura sovietica, a Berlino durante la dittatura nazista, senza danni per, senza danni per la cosa, la difesa per il movimento dei olimpico, diritti, diciamo, della quella comunità. La bandiera è un modo molto particolare di difendere quei diritti. Sì. Certo, in Qatar questi diritti sono assai al di sotto degli standard che noi riteniamo. Lei la che metterebbe ritene... o non la metterebbe? Anche a beh, io non la metterei perché quella bandiera è, per esempio, per l'utero in affitto, sì, e tante il gender nelle scuole, per cui non la metterei. Ma sono certamente perché non ci siano leggi come quelle che ci sono in alcuni paesi. È tipo quello. In alcuni paesi che dove c'è dove ci sono pene. Ci sono pene di incarcerazione, certo, e fino alla pena di morte per atti omosessuali. Quello, ovviamente, quello siamo contrarissimi. Signor Malan, per ovvi motivi. È vero che lei è stato anche a Pentathlon da Mike Bongiorno? Nel lontano 1985, sì. Ecco, con sì, me, sì. Che cosa ha fatto? Ho fatto il concorrente, ho vinto una puntata senza però... La domanda finale, siccome era Pentathlon, era fatta di 5 parti e io ho sbagliato la più facile. Qual era delle la domanda? 5. Era una domanda su una certa battaglia dell'antica Grecia, la battaglia di Leutra del 371 avanti Cristo. Non me la ricordavo, ma c'era un certo reparto dell'esercito tebano che mi hanno chiesto di quante persone era composto. La risposta più facile era 300, anche perché era uguale a altre, ma io ho detto 200 ma o 400, no, non mi ricordo. Ma scusi, ma ha vinto dei soldi? Sì, sì, ho vinto dei soldi, ho vinto... C'erano... Premio di consolazione della seconda puntata era interessante, per cui in tutto ho vinto una decina di milioni di lire degli anni 80. E li ho dati per la casa, poi. Che sono gli stessi. Non sa come arrivavano, in gettoni d'oro, cioè proprio materialmente, per cui vede anche lì non tracciabili. Beh, uno li porta in anche banca. Anche lì non tracciabili. E poi non sono 10 milioni, in realtà. Devi venderli al mercato dell'oro, a una banca milanese che fa questo. Senta, perché ovviamente tenermi... Certo. Ne ho tenuto uno che non so dove è finito, però uno l'ho tenuto. Signor Malan, lei che è capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, adesso partecipa di diritto alla nostra rubrica, che ricordiamolo... Toto Mondiali, Toto Mondiali. Il suo sfidante di oggi, in rappresentanza del centro-sinistra, sarà... Brando. Brando Benifei, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Signor Benifei, buongiorno. Buongiorno, ormai mi piace proprio questo jingle, lo sono abituato. Sì, sì, già qualche volta. Allora, ricapitoliamo, siamo 2-1 per il centro-sinistra, perché ieri Matteo Orfini le ha indovinate 2-1. Perché l'Argentina l'ha sconfitta un po', insomma. Certo, e l'hanno sbagliata sia Gasparri che Orfini, ma Gasparri ha sbagliato anche il pareggio tra Stati Uniti e Galles, mentre invece Orfini l'ha indovinato. Quindi allora, per oggi alle 17, Messico-Polonia. Signor Malan... Io primo? Sì. 1 X o 2? Difficile, facciamo X Malan. Signor Benifei? Sì. È difficile, in effetti, dai, X anch'io. X anche Benifei. Ore 20, Francia Australia, girone D. Chi comincia? Benifei.
dai, Francia-Australia. Francia-Australia? Due? Due. Ne sai di calcio, sì, signor Malan? Quasi come di politica. Malan dice uno. Malan dice domani, ore 11, allora, mattinè, Marocco-Croazia. Malan? Croazia, due. Due, Malan. E Benifei? Sì, due, ma nel caso dell'Australia non era diciamo un pronostico, era più un auspicio. Un auspicio. Simpatica l'Australia. Cioè, dai, noi non concorriamo neanche. Sì, infatti. L'auspicio come se nel PD vincesse uno di sinistra, diciamo, quell'auspicio lì che poi si sa che sono inutili. Tra l'altro il grande vincitore di oggi è come al solito Matteo Renzi, perché ogni volta va male e poi oggi l'Arabia Saudita ha vinto con l'Argentina. Signor Benifei, però gli hanno annullato il gol, no? All'Argentina, ma era fuori gioco, nel senso le regole. Vabbè. Lo so che voi del PD. C'è la mano di Matteo Renzi anche lì. Grazie a Brando Benifei, capo delegazione del PD al Parlamento Europeo. Ci saluti a Elish Line. Grazie. E vediamo come andrà avanti questa sfida centro-destra centro-sinistra sul toto mondiale ai mondiali. Sì, è molto interessato. Visto... Sì, certo, perché per fortuna non abbiamo dato tutti e due lo stesso. Sì, esatto, strano perché insomma. Senta, lei tra l'altro insegna anche nuoto, faceva l'insegnante di nuoto. Sì, a suo tempo, sì, per 14 anni. Addirittura. Nuoto a tutti, bambini, adulti, persone con problemi. Faceva fare bolle, sì. E beh, certo, per imparare la respirazione, per prendere confidenza con l'acqua. Sì. Ma ha mai allenato qualche sportivo? Sì. Uno è anche finito in nazionale. Rampelli? No, Rampelli era di Roma ed era qualche anno più di me. Rampelli, bravissimo. Non era uno famoso. Matteo Longo. Che poi è diventato l'allenatore di mio figlio. E facevano tutte e due le stesse specialità. E sul 1500 stile libero, una cosa tostissima. Bisogna essere veramente. Soprattutto braccia, veramente poche gambe nel 1500. Esattamente, esattamente. Tutte e due, sia Matteo sia mio figlio, erano per ancora un po' meno gambe di quello che. Giorgia Meloni sa nuotare? Ah, sicuramente. Però non ci ho mai notato ovviamente. Assieme. Ovviamente. Il governo sta a galla o no? Molto bene, sta anche a galla molto bene perché tiene fede. Non abbiamo fatto promesse fuori luogo e andiamo avanti con determinazione e coerenza. Grazie a Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, grandissimo cantante. Ci salutiamo. Sì, signor Malan. Sì, un saluto in gaelico, signor Malan. Ciao Geppi, un bel bacio. Ciao. Gaelico, ciao. Torniamo qua in diretta su Radio 1 domani. Questo è Radio 1. Questo è un giorno da pecora, il programma che purtroppo non conosce il gaelico. Ho capito. Mi stanno girando a gaelica. Qui. Vabbè, torniamo domani. Arrivederci. Grazie, signor Malan. Terrò conto dei suggerimenti per il futuro.